Un marziano che oggi sbarca in Italia, che cosa trova? Trova evidentemente un mondo strano dove alcuni poteri extraterritoriali stranieri si permettono di metter bocca sulle scelte sovrane di un popolo, il nostro, parlando di non so, governo pericoloso, con pregiudizi, definendoci barbari, scrocconi, ma come diavolo si permettono? Ma veramente si devono sciacquare la bocca prima di parlare degli italiani, si devono sciacquare la bocca. Qualcuno di Battista notava un po' di pressing sul Quirinale. Se si riferisce a quello che ho scritto io, sono un libero cittadino che esprime delle idee e francamente la mia libertà di opinione e di espressione va oltre tutto, per cui io la cosa più importante che ho è la libertà di dire le mie opinioni. Le mie opinioni sono, rispetto al Quirinale, per me si è comportato in maniera eccellente fino a qualche giorno fa. E ultimamente ritengo inaccettabile che possa pensare di mettere veti politici a un ministro dell'economia come Savoia. Ma il Quirinale, cioè il Presidente della Repubblica, non si può permettere di dare indirizzi politici a un ministro o a un Presidente del Consiglio. Questo per me va oltre il suo ruolo, non so se mi spiego. Cioè, l'indirizzo politico lo dà il Parlamento, questa è una Repubblica parlamentare, non una Repubblica presidenziale. È normalissimo che il Ministro dell'Economia, cioè il Ministro più politico per eccellenza, colui che deve trovare le risorse economiche per fare in modo che le proposte presentate in campagna elettorale possano diventare legge dello Stato, sia espressione delle forze politiche, chiaramente concertandolo con il Presidente del Consiglio incaricato. Cioè, mi sembra questa una roba normale. Per me il veto su un Ministro dell'Economia, non per ragioni di curriculum, di scandali, ma per opinioni, che tra l'altro le sue opinioni, quelle di Savona, sono le opinioni condivise dalla stragrande maggioranza degli italiani, sia del tutto inaccettabile. Il professor Conte le piace? Molto, molto. L'ho conosciuto già, perché comunque lui mise la faccia con il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale, infatti a chi osa criticarlo è un tecnico. Ma tecnico di che? Poi che significa? Cioè, siccome uno sa fare determinate cose, ha un curriculum invidiabile, ha fatto delle importantissime esperienze professionali, allora è un tecnico. Certo che sa fare cose dal punto di vista tecnico nel suo lavoro, in tutto quello che è stato la sua professione, ma è una persona che in tempi non sospetti, quindi prima delle elezioni, mise la faccia con il Movimento 5 Stelle, dando anche la disponibilità a fare un ministro prima che il Movimento 5 Stelle vincesse le elezioni, per cui è un'espressione chiaramente politica del Movimento 5 Stelle che è stata poi concordata con la Lega e poi soprattutto scelta dal Presidente della Repubblica, che ha costituzionalmente questo compito, cioè la scelta del Presidente del Consiglio incaricato spetta esclusivamente al Presidente della Repubblica. Mi auguro veramente che Lega e Movimento 5 Stelle resistano e che la strada che hanno intrapreso queste due forze politiche è giusta. Io l'ho criticata tanto in passato la Lega, mica lo nego. Pure Salvini gli ho dato giù in passato. Non la spaventa comunque che si torni a votare magari presto, se non dovesse farlo? Ma per quale motivo si dovrebbe tornare a votare, scusate, se c'è una maggioranza in Parlamento, se due forze politiche che hanno vinto le elezioni hanno trovato pure un accordo su un programma di governo? Cioè, vorrei capire per quale ragione si dovrebbe tornare a votare. Cioè, sarebbe una cosa inaccettabile per me. Se fosse un professore, il voto che dà Di Maio ad oggi, il voto che dà Salvini e quello che dà a Conte? Conte è appena arrivato, per cui è inutile adesso. No, è appena arrivato. Salvini, gli si può dire tutto, ma sono anni che veramente si è impegnato in maniera incredibile, piaccia o non piaccia, ha portato la Lega ad un risultato storico. Luigi Di Maio per me non è soltanto un amico, anzi un fratello direi, è una persona di una onestà intellettuale, di una dignità fuori dal comune. Perché un altro al posto suo avrebbe ricevuto Berlusconi, gli avrebbe soltanto stretto la mano e oggi sarebbe Presidente del Consiglio.